nazionale che vede Palermo come una delle capitali coinvolte in questa bellissima iniziativa. Ringrazio tutti i palermitani che hanno dato seguito alla manifestazione con la loro presenza e spero che questo sia un messaggio che vada al di là del singolo messaggio di pace, che sia una comunione generale per tutte le persone. Anche Palermo, come tante altre città del mondo, ricordano che la pace non ha colore, non ha distinzione di sesso né tantomeno di età. Ringraziamo Alessio Cassaro che ha inventato questo progetto e ha fatto da ponte internazionale. Emanuele Noto che ha messo a disposizione la struttura e il sindaco di Palermo, Luca Orlando, che ha dato il patrocinio a questa iniziativa affinché Palermo non sia meno alle altre città.